Buongiorno, oggi proviamo a risolvere un problema legato alle funzioni. Vediamo anche qualche caratteristica di base delle funzioni, perché servono. Beh, innanzitutto perché è importante ricordare quali sono le caratteristiche, cioè risparmio, riusabilità del codice e astrazione. Poi dopodiché vediamo la differenza tra funzione e procedura, ovvero che la procedura non c'è bisogno del tipo di ritorno, e il passaggio dei parametri, che può essere per valore o per riferimento. Quindi, in questo caso il problema si tratta di, dato una sequenza di numeri interi positivi che termina quando l'utente rispondendo alla domanda vuoi continuare, calcolare se il numero è primo, utilizzando una funzione con passaggio dei parametri per valore, se è pari o dispari usando la funzione passaggio parametri per valore. Quindi using namespace std. Poi dobbiamo include std.h. Ok. Ah, non riesco a mantenere attiva la webcam. Vado a mettere int main. Ok. Allora, prima cosa da fare adesso è acquisire la sequenza di numeri. Intenne endl sempre alla fine. Così abbiamo fatto l'acquisizione numero. Mettiamo il carattere per la risposta, anziché fare un do while facciamo un controllo in testa. Tac. Finché risposta. È diverso da n. Ok. Inseriamo un nuovo numero. Se noi cosa dobbiamo fare, dobbiamo calcolo primo n calcolo pari. Ok, andiamo a definire le nostre funzioni. Allora, bool calcolo primo int n invece l'altra bool calcola pari int n. È un caso che usiamo lo stesso valore, stesso nome per il parametro attuale e il parametro formale. Ok, questo è più semplice ancora. If n 102 uguale a 0, con gli spazi che si vede meglio, return true, else, senza graffe tanto non ci interessano, return false. Calcola primo, allora, dobbiamo fare. Diciamo bool result uguale a false finché
Not result, cioè finché non troviamo una divisione che è diversa, cioè in pratica come funziona, vedere il calcolo del primo, funziona che noi dobbiamo controllare tutte le divisioni fino a che non troviamo che sia un altro elemento che sia un divisore del numero, ovviamente senza considerare il numero stesso e gli altri e l'uno. Quindi int divisore prende n-1. And divisore diverso da 1 che andiamo a fare. Noi consideriamo l'inizio che sia primo. Se troviamo un divisore qualsiasi, quindi facciamo if n per cento divisore uguale a 0, vuol dire che non è primo. Ok. Quindi io cosa vado a fare? Vado a fare che appena trovo un divisore vado a terminare il ciclo e qua faccio divisore meno, cioè cosa vuol dire? Io parto, prendo il numero n e gli passo come parametro, considero che il numero sia primo, parto a controllare i divisori, quindi faccio un ciclo, quindi inizio a dividere per il numero sottostante, perché io non voglio dividere per il numero stesso, è 1. Quindi considero finché è vero, entro. Finché è vero, entro nel ciclo. Poi faccio tutte le divisioni, appena trovo che sono divisioni con il resto 0, io termino. È divisore maggiore di 1. Fatto così dovrebbe funzionare. Vado a compilare. Allora, proviamo a compilare. Allora, ci sono degli errori, mi manca include std::lib.h. Ok, vediamo di compilare. Ah, mi manca iostream, mi sono sbagliato. Iostream. Ok, qua possiamo notare, inserisci numero, inserisco il 20. Ah, ok, non abbiamo considerato la visualizzazione, quindi io qua devo mettere, questo mi restituisce dei booleani. Cout, ovviamente questa era una parte che non era stata aggiunta. Ok, vado a ricompilare, inserisci numero 20:01. Quindi mi dice che è pari e mi dice che è 0 perché non è primo, false. Se invece la volessi scrivere in maniera più carina, allora potrei fare if calcola primo e fare una cosa di questo tipo, cout. Il numero è primo. Endelle else, questo non lo vogliamo perché con una sola istruzione non c'è bisogno delle parentesi. Il numero non è primo. Stessa cosa per l'altro, if calcola pari. Out il numero è pari. In questo caso abbiamo utilizzato dei passaggi per valore, quindi vuol dire che le modifiche ai valori all'interno della funzione rimangono solo all'interno della funzione.
Invece, se noi avessimo usato un passaggio per riferimento, allora cosa sarebbe potuto succedere? Che potremmo cambiare delle variabili all'interno delle funzioni e portarsele fuori nel main. Allora qua manca la domanda. Qua manca la domanda, quindi cambiamo. Questo lo mettiamo. Ci eravamo dimenticati, così. Ok. Ok, questo non serve più, questo lo tagliamo. Adesso bisogna fare la domanda che... Allora, vuoi continuare ad inserire numeri S barra N? Quindi gli consigliamo anche cosa inserire. Ovviamente quando trattiamo con dei caratteri dobbiamo utilizzare gli apici. Quindi qua vedete come sono gli apici e non le virgolette, altrimenti sarebbero delle stringhe. Ritorno, provo a ricompilare. Ok, il primo non me lo chiede. 20, vuoi continuare? Sì. 21. Il numero non è pari, non è primo. Proviamo a mettere un numero primo. Il numero è primo, vuoi continuare? No. E termina. Ok? Se avete dei dubbi, potete scrivere nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate del video.